chiedere al maestro, praticando il mantra, delle volte la mente non riesco a tenerla sempre concentrata e diciamo mi parte. Okay. Penso cose materiali, vorrei sapere come si può fare per concentrarsi meglio. Then she can't keep her mind really focused, and sometimes the mind goes here and there, and she wants to know. Volevi sapere cosa fare per questo? Sì, tipo come quando avviene questo. There's a practical, activities you can do to develop good meditation on the chanting. Ci stanno delle cose pratiche che puoi fare per migliorare proprio la meditazione durante il canto. You should have some pictures of Krishna in your home. Dovresti avere delle immagini di Krishna nella casa. And you should get the book called Krishna book. E dovresti avere il libro di Krishna. With the stories about Krishna's life. Con le storie sulla sua vita. So what you do is the four steps. Sono quattro passi. First, you try to concentrate just on the sound. Quindi cerchi prima di concentrarti solo sul suono. After a few minutes, then you try to concentrate on the form in the picture. E poi dopo qualche minuto di solo suono, invece ti concentri anche visivamente sull'immagine. And then you try to recall the activities that you read about Krishna in the book. E poi successivamente cerchi di ricordare le storie che hai letto nel libro di Krishna. And then you go back again and begin. First the sound, then the form, then the passage. E lo fai questo ciclicamente, poi torni indietro e ti riconcentri invece sul suono, sul visivo, sul racconto. By repeating this circle, it will help you to stay focused more on Krishna. Quindi ripetendo questo ciclo ti aiuta a rimanere più centrata e concentrata su Krishna. Gradually your mind will be able to be more focused. E piano piano nel tempo la tua mente riuscirà a essere più centrata su questo. In Sanskrit we call nama rupa guna lila. The name, the form, the qualities and the pastimes. It is a process. È un processo in quattro passi, quindi prima il nome, la forma le qualità e i passatempi, gli avvenimenti. This is recommended by our teacher Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Quindi questo era un metodo consigliato proprio da Prabhupada in persona. And by other authorities in our line. E di altri maestri spirituali autorevoli.